Io chiamerei qui il professor Marco Azzola a leggere una poesia del poeta appunto coreano Choi Dong-ho, che anche lui purtroppo non ha potuto essere presente qui, però ci teniamo a testimoniare anche la presenza, anche se virtuale, della poesia coreana, che peraltro è un paese molto attivo, molto stranamente. Si potrebbe pensare il contrario, essendo una delle quattro tigri d'Occidente. In realtà, ho scoperto che hanno una sensibilità, verso il linguaggio poetico notevolissimo, e soprattutto sanno unire, adesso purtroppo non si può leggere più tanto di lui, ma sanno unire quella che è la loro tradizione, quindi tutto il retroterra culturale che hanno, il confucianesimo, il taoismo, e buddismo, e tutte queste filosofie di cui, tra l'altro, Dong-ho è anche studioso, con, diciamo, la modernità, quindi questa fusione, diciamo, tra le due anime della Corea del Sud, perché parlo della Corea del Sud, in quanto di quella del Nord non potrei dire nulla, emerge in modo molto forte dalle loro poesie. Abbiamo scelto, tra l'altro, la lettura, credo, di Le Aquile dell'Himalaya, che peraltro è una vecchia leggenda indiana, ripresa poi dalla Corea, e che vuol dare il significato di come anche questo paese, che ha avuto una storia molto travagliata, sia riuscito quantomeno a riemergere e a diventare economicamente uno dei paesi probabilmente più forti al mondo. Prego. Choi Dong-ho, Le aquile dell'Himalaya. Le aquile dell'Himalaya che vivono tra le montagne innevate. Quando i loro becchi diventano troppo deboli da non strappare il cibo, sembrano riempirsi di forza vitale per librarsi di nuovo contro le alte rupi delle vette innevate, sbattendo le loro teste, rompendo le vecchie cime. Quando il linguaggio della terra, che non può aprirsi un varco nella tempesta di neve della pagina vuota e appeso alla rupe in punta di penna, incombe il teschio dell'aquila dell'Himalaya, che vola sulle scogliere delle vette innevate, dopo aver gettato via il suo vecchio becco davanti ai miei occhi.